Buongiorno, oggi a Musica Incontra ci dedicheremo al compositore romantico Robert Schumann e lo incontreremo dal punto di vista del pianista interprete, cioè di colui che sceglie di collocarsi come medium tra il compositore e il pubblico. Immedesimandosi, immergendosi nell'esperienza biografica, culturale, artistica del suo autore e nel riviverla. La trasmette al suo pubblico. Il nostro ospite di oggi è il maestro Costantino Catena, pianista che da alcuni anni si sta occupando dell'incisione dell'integrale delle musiche pianistiche di Schumann per la casa discografica giapponese Camerata Tokyo. Ma Costantino Catena è anche eh, laureato in filosofia ed in psicologia e, e quindi il suo background culturale. Lo rende eh, sicuramente un interprete speciale. Buongiorno Costantino, grazie per essere qui con noi a Musica Incontra oggi. Buongiorno a te e eh, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie Costantino. Allora io inizierei il nostro incontro schumaniano. Shuman Partendo da eh, una confessione che Schumann lasciò per iscritto nel 1833, aveva 23 anni e scriveva, il pensiero di perdere la ragione si impadronì di me con tale violenza che nessuna consolazione, nessuna preghiera, nessuna burla fu efficace a distruggerlo, questa angoscia mi seguì ovunque, il respiro mi mancò a questo pensiero. Allora, in preda a un'eccitazione spaventosa, corsi in cerca di un medico, confessandogli che spesso smarrisco lo spirito, che non sapevo più come potesse finire questa angoscia, che non ero più capace di opporre nulla ad essa. Ecco Schumann stava descrivendo in queste parole la sua prima grave crisi di disagio, di quel disagio profondo che lo accompagnò in tutta la sua esistenza. Allora, Costantino, io vorrei chiederti, dal punto di vista di un interprete come te, che è preparato scientificamente negli studi di psicologia, come legge nella musica di Schumann, in alcune opere forse in particolare, la trasfigurazione di quella singolare interiorità? Sì. Beh, eh, certo, la, la frase che hai letto, la citazione eh, che hai letto, la dice lunga sul, su, sullo stato ecco, mentale eh, di Schumann, eh, di Schumann uomo e, e quindi anche compositore. Eh, noi non sappiamo esattamente quale fosse la malattia che eh, affliggeva... Schumann, perché all'epoca le scienze psicologiche e quelle psichiatriche non erano molto sviluppate e, e quindi niente, si, tra, si, si tendeva a trattare tutti i malesseri mentali eh, con, come cause. Eh, come problemi organici, eh, quindi magari si trattavano con pozioni eh, a base di erbe, come infatti fu nel caso di Schumann quando fu ricoverato. Eh, ma eh, non, eh, non si riusciva a inquadrare bene la malattia mentale. Per cui, noi non abbiamo una diagnosi certa su, quello che, eh, fosse, su quale fosse il malessere eh, di Schumann. Per molti anni si è parlato di schizofrenia. Ma onestamente, anche avendo Schumann qualche tratto sicuramente schizzoide, non si poteva immaginare uno schizofrenico capace di costruire quello che ha costruito Schumann, il grande edificio compositivo e pianistico di Schumann. Piuttosto si propende per la tesi della sindrome maniaco-depressiva che è una sindrome eh, in cui eh, si alternano eh, fasi di esaltazione a fasi di, di depressione che può essere anche eh, grande. Eh, tutta la musica di Schumann risente di questo, eh, di questo binomio ecco, di esaltazione eh, e depressione. E, e lui, eh, è, ecco, un brano che noi possiamo... Tra i tanti brani che ha scritto Schumann eh, possiamo riconoscere come simbolico di questa alternanza di mh, esaltazione e depressione può essere la grande humoresque, eh, opera 20. Eh, Schumann è stato il fondatore di questo genere, che non è un genere in realtà, no? però è stato il primo a intitolare un brano in questo modo, humoresque. Lui eh, intendeva eh, l'humor come una eh, miscela di esaltazione e di spirito bizzarro, in questo richiamando eh, il suo amato poeta Jean Paul eh, con eh, l'alternanza di vagambondaggio, di riflessione, di eh, spirito burlesco e bizzarro. Eh, però in realtà, eh, mh, anche se il titolo del pezzo può sembrare richiamare eh, qualcosa di eh, ironico, di allegro, in parte lo è, eh, ma è un'ironia eh, cupa, un'ironia molto nera, eh, tanto che lo stesso Schumann, in una lettera a un amico, scriveva eh, che eh, la grande umoresca. Era forse eh, l'opera, non è affatto Gaia, scriveva, ma è l'opera probabilmente più deprimente che io abbia scritto. Eh, ehm, questa depressione è nascosta nelle pieghe dell'ironia dell'umoresc eh, dell eh, che parte. Eh, al contrario di tanti brani schumaniani, come per esempio i David Svundertanz, che partono con questa bella esaltazione della prima danza e finiscono nella smaterializzazione dell'ultimo valzer, eh, nel caso dell'Umoreschi invece c'è un percorso contrario. Quindi lui parte dal sogno, parte dall'infinito, parte da questo brano che richiama un po' il primo brano delle scene infantili, eh, un brano sereno, lui scrive semplice. Eh, un brano in cui viene richiamata eh, l'infanzia, il sogno, la semplicità, la, la calma, la calma assoluta e poi piano piano eh, attraverso eh, una progressiva agitazione anche ritmica. Eh, mh, diviene sempre più eh, angoscioso fino a concludersi con una, un ampio vagabondaggio poetico, concluso con un improvviso eh, cupo allegro di, di pochi accordi eh, molto mh, aggressivi. Eh, quindi penso che l'umoresca possiamo considerarla ecco, come un'umoresca, che poi, tra l'altro, suonano in pochi: è un brano abbastanza bistrattato nella letteratura. Tra tutti i brani schumaniani, eh, possiamo considerarlo un po' come rappresentativo di questo, eh, di questo binomio che, di esaltazione e depressione che Schumann eh, ha sempre avuto. Grazie. Eh, Costantino, ma l'interpretazione schumaniana non può nemmeno prescindere da un'immersione nella letteratura. E Schumann crebbe nell'ammirazione dei grandi autori Schiller, Goethe, Byron, ma soprattutto la letteratura fu un interesse per Schumann privilegiato che eh, proveniva da, dalla famiglia, dal papà, dal nonno, ma fu una vera passione vissuta e agita. Allora io eh, vorrei mh, chiederti... Ehm, Nell'opera nell pianistica che Schumann tra l'altro amava particolarmente, la Chrysleriana, il titolo evoca esplicitamente Chrysler, un personaggio di Hoffmann. E eh, di questo titolo Schumann scrive, il titolo può essere capito solo dai tedeschi. Chrysler è un personaggio creato da Hoffmann, è un maestro di cappella, bizzarro, violento, spirituale. Allora, considerato che l'adesione alla estetica romantica della musica poetica eh, in Schumann non si tradusse mai nell'utilizzo programmatico dei riferimenti letterari, e allora io vorrei chiederti come entra nella, nella composizione di Schumann l'opera letteraria di Hoffman? Eh, Schumann... Nacque prima letterato e poi musicista, non lo sappiamo perché lui le, le prime, la prima vocazione diciamo, fu quella poetica. Quindi la poesia è, è assolutamente un, un must nel, nella produzione di, di Schumann, è quello che guida la produzione di Schumann. Deve proprio, um, è, è, è forse lui il vero poeta del pianoforte, spesso si dice che sia Chopin, ma secondo me. È Schumann, perché nel, nel caso di Schumann è eh, la traduzione appunto della poesia intesa come eh, eh, metafora. Eh, perché eh, eh, Schumann lo possiamo veramente eh, inquadrare nel in, pieno, in questa piena corrente del romanticismo eh, eh, tedesco. Ecco perché lui dice. Che eh, ci sono delle cose che solo i tedeschi ecco, possono capire perché chiaramente, eh, quell'epoca del romanticismo tedesco è eh, eh, vissuta attraverso eh, Jean Paul, attraverso Hoffman. Eh, è un'epoca un, un molto particolare in cui l'artista viene visto in un determinato modo. Nell'opera di Hoffman. E questo invito a leggere chiunque, non dico nemmeno la Chrysleriana perché, tra l'altro, è un insieme di, di scritti uh, su Chrysler. Ma uh, una, una delle sue storie più mh, conosciute, de, delle sue novelle più importanti e più note, L'Uomo della Sabbia. Perché nell'Uomo della Sabbia c'è tutto Schumann. Cioè, a me viene il sospetto a volte che il malessere di Schumann sia un, non sia un vero malessere nel senso che eh, lui fosse veramente malato, ma fosse una sorta di, eh, eh, di status che l'artista doveva avere in quel momento storico, nel, nella, nel, romanticismo, nel primo romanticismo tedesco. Infatti. Nell'Uomo della Sabbia, Nathaniele, che poi è anche in una sorta di Chrysler, perché Chrysler anche doveva uccidersi nell'ultima parte del suo, eh, del, eh, delle, delle, della sua storia, che poi non è mai uscita perché Hoffman è morto prima. Eh, Nathaniele, il protagonista dell'Uomo dell della Sabbia, è esattamente l'artista eh, che rispecchia Schumann cioè un artista instabile, un poeta innanzitutto, quindi un artista instabile, eh, un artista perseguitato da un trauma, dal trauma del, dell'uomo della sabbia, no? un trauma infantile di questo uomo della sabbia che eh, gli veniva inculcato dai genitori nell'infanzia, eh, un, un poeta che, che aveva bisogno della malattia mentale per scrivere, un poeta che poi... A un certo punto tenta di uccidere la fidanzata che guarda caso si chiama Clara, come la fidanzata, come la moglie di Schumann, e infine finisce suicida, cioè si, si getta giù. Quindi sembra veramente la vicenda di Schumann. Eh, Un'immedesimazione così forte nella, eh, nella vicenda umana eh, è difficile trovarla in altri, eh, in altri compositori. Eh, quindi eh, anche nel caso della Chrysleriana, Chrysler era eh, un personaggio simile a quello che ho appena descritto eh, di eh, Nataniele, Quindi, eh, doveva essere l'artista pazzo, l'artista che si ribellava anche allo spirito borghese. Eh, esattamente quello che Schumann ha fatto nella vita. Cioè, Schumann ha fatto esattamente questo, infatti, è rimasto molto spesso isolato dall'ambiente eh, musicale vero e proprio. Non era un musicista, come dire, eh, popolare, come lo è stato Liszt, come lo è stato Chopin, no? eh, Lui si rifugiava nella sua poesia, nel suo vagabondare, e quindi, niente, c'è stata una completa eh, assimilazione della vicenda umana e della vicenda letteraria Soprattutto con Hoffman. E io ho riscontrato appunto questa mh, grande eh, mh, fusione proprio tra la, le storie che Hoffman scriveva e la vita di Schumann, cioè Schumann ha vissuto esattamente come gli artisti che eh, descriveva Hoffman, come Chrysler o Nathaniele. Ha vissuto esattamente nello stesso modo. E quindi. Eh, è chiaro che poi nella Cresleriana noi troviamo ehm, lo stesso, eh, la stessa cupezza, la stessa drammaticità, eh, lo stesso esito mortale di tutto questo. L'ultima danza, l'ultimo del, brano della è emblematico, no? Questa, questo brano così cupo che si dissolve eh, si risolve nel nulla alla fine. Quindi un'immedesimazione. Nella letteratura attraverso i suoni, esattamente. Beh, grazie Costantino. Allora eh, auguriamo buon ascolto eh, schumagnano a tutti, e grazie, Costantino, per essere stato con noi oggi a Musica Incontra. Arrivederci alla prossima puntata. Arrivederci, ciao.